Un piano industriale che impegna l'azienda per il quinquennio 2015-2019 a realizzare tre grandi opere: l'acquedotto della Valle Orco a servizio delle Porediese e del Canavese, il collettore mediano per la raccolta delle acque inquinate di prima pioggia e il raddoppio del collettore intercomunale che serve l'area metropolitana torinese, il potenziamento qualitativo e quantitativo delle vasche di lagunaggio e dell'impianto di potabilizzazione del Po. E poi investimenti per oltre 1.600 milioni di euro fra il 2015 e il 2033. Questi in sintesi le novità e i numeri che il presidente e l'amministratore delegato della SMAT hanno illustrato agli amministratori locali e ai giornalisti nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino, presente il sindaco metropolitano Piero Fassino. Nella realtà torinese i sindaci hanno mantenuto completamente pubblica la gestione della SMAT, società partecipata da tutti i comuni della città metropolitana. La SMAT è impegnata nella tutela della risorsa idrica, dell'ambiente e dell'habitat, con interventi e investimenti che garantiscono anche in futuro la disponibilità abbondante di acqua potabile e la difesa di fiumi e torrenti, con il disinquinamento delle acque utilizzate ad uso domestico e industriale, prima della loro restituzione all'ambiente. L'acqua utilizzata quotidianamente, in media 165 litri a persona al giorno, raccolta e depurata, costa ad ogni cittadino circa 8 euro al mese, la tariffa più bassa d'Europa. La SMAT è una società che serve 292 comuni su 315 della città metropolitana, quindi a tutti gli effetti è una società metropolitana. I 292 comuni serviti sono soci della società ed è una società che rappresenta un fiore all'occhiello non solo per la città metropolitana ma per l'intero sistema delle società pubbliche, perché è una società che è inutile, fa attivi, è una società che garantisce un servizio efficiente di alta qualità, è una società che fa investimenti rinnovando continuamente la struttura e l'infrastruttura del servizio idrico. È una società che crea valore, crea lavoro, è la dimostrazione che una società pubblica può essere in grado di essere efficiente, produttiva e garantire ai cittadini e ai consumatori un servizio a tariffe basse e al tempo stesso di qualità. Il mettere insieme le esigenze di una grande area metropolitana come Torino e dei comuni delle aree virgolette marginali, quindi colline e montagna, quanto è difficile per voi? Beh, è difficile e complesso, è uno dei grandi progetti di cui stiamo parlando, l'acquedotto della Valle dell'Orco è la dimostrazione, come quello che è in fase ormai addirittura d'arrivo di completamento, l'acquedotto della Val di Susa, che parte dalla diga di Rochemaul sopra Bardonecchia e arriva fino alla periferia della città. Quello della Valle dell'Orco servirà le valli del Canavese e delle Porediese. Quindi certamente andiamo a soddisfare le esigenze dei piccoli comuni montani così come della grande città. In tutto parliamo di 2 milioni e mezzo di abitanti.